Le operazioni ad alto impatto sono fondamentali in termini di capacità di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati. Questa sera, con oltre 20 equipaggi della Polizia di Stato e col supporto di un elicottero dall'alto, andremo a controllare tre distinte aree limitrofe alla stazione Termini per prevenire e reprimere reati in termini di spaccio di sostanze stupefacenti, di illegalità diffusa e di immigrazione clandestina. L'operazione ha la finalità di innalzare il livello di sicurezza e di prevenire e reprimere i reati. Siamo divisi in due blocchi, blocco A e blocco B, ad indicare la zona di via Marsala e la zona di via Giolitti, aree limitrofe. Controlleranno gli avventori dei bar nella zona che rientra nella competenza del commissariato Viminale. In questo momento i nostri equipaggi sono impegnati in dei posti di controllo in un'area limitrofa alla stazione Termini ad alta densità di traffico. Gli autoveicoli vengono fermati in condizione di sicurezza, gli occupanti vengono controllati e vengono passati con il tablet sul sistema informatico del Ministero dell'Interno. Dottoressa, grazie, buon rientro per lei la squadra. Grazie a voi, buona serata. Almeno per prima che c'è traffico, con questa vai sopra veloce. Le operazioni ad alto impatto sono fondamentali in termini di capacità di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati. Questa sera, con oltre 20 equipaggi della Polizia di Stato e col supporto di un elicottero, andremo a controllare tre distinte aree limitrofe alla stazione Termini per prevenire e reprimere reati in termini di spaccio di sostanze stupefacenti, di illegalità diffusa e di immigrazione clandestina. L'operazione ha la finalità di innalzare il livello di sicurezza e di prevenire e reprimere i reati. Stiamo per iniziare l'attività di controllo straordinario sull'area della stazione Termini. Siamo divisi in due blocchi, blocco A e blocco B,
ad indicare la zona di via Marsala e la zona di via Giolitti, aree limitrofe. Gli equipaggi 31 effettueranno una serie di posti di controllo su queste arterie, su viale 0 0 0 Pretoriano e su via Giolitti, e controlleranno gli avventori dei bar. Di esercizi commerciali che insistono nella parte di via Manin, di via Gioberti, nella zona che rientra nella competenza del commissariato Viminale. In questo momento i nostri equipaggi sono impegnati in dei posti di controllo in un'area limitrofa alla stazione Termini ad alta densità di traffico. Gli autoveicoli vengono fermati in condizione di sicurezza, gli occupanti vengono controllati e vengono passati con il tablet sul sistema informatico del Ministero dell'Interno. Vengono rilevate delle infrazioni al codice della strada e diverse altre violazioni che vengono contestate alle persone. Ecco, possiamo vedere in questo momento i controlli, massima visibilità da parte degli equipaggi con la barra luminosa accesa.